una piccola Monte Paschi di Siena l'hanno definita. Parliamo di Banca Marche, storico istituto di credito marchigiano. Era il portafogli della regione, ora è commissariata, tenuta in vita per evitare il fallimento. E crediti forse non inesigibili ma inacciditi in qualche modo, cioè che al momento non possono essere restituiti a causa della crisi economica, per esempio. Nel 2012 il primo bilancio in perdita, poi successive modifiche scoprono un buco da 2 miliardi e la banca ha chiesto ai suoi ex amministratori di risarcirla. Una cattiva gestione da un lato e forse anche però una responsabilità di soprattutto delle fondazioni che si sono dimostrate non proprio in grado. Del tracollo di Banca Marche si è occupato anche il Parlamento, grazie all'azione dei deputati marchigiani che hanno depositato alcune interrogazioni. Ho ritenuto da subito opportuno presentare insieme ad altri colleghi marchigiani del Partito Democratico un'interrogazione parlamentare con l'obiettivo di fare luce, di fare chiarezza. La salvezza dell'istituto però è ancora avvolta da incognite. Chiave di tutto, che è poi trovare un partner all'altezza di questo rilancio e soprattutto un partner che rispetti il rapporto che questa banca ha con il territorio o ha avuto con il territorio. Banca Marche è stata e dovrà essere ancora di più in futuro un istituto bancario al servizio della nostra regione per far ripartire questo importante istituto di credito.